rallentamento della stasi dell'economia americana. Siamo pronti ora per la sezione operativa della trasmissione con i due trader ospiti di oggi. Abbiamo Giancarlo Coscia e Giuseppe Roccasalvo. Benvenuti. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Allora, iniziamo dal vedere con Giancarlo un'analisi sul cambio più tradato, l'euro-dollaro, il punto della situazione. Allora, euro-dollaro, lo sto guardando con molta attenzione, soprattutto perché, l'avevo detto già in un'intervista precedente, ha chiuso il mese scorso per la prima volta sopra 1,12, cioè il close della candela mensile è stato sopra 1,12,20, una chiusura che non riusciva mai a fare. Erano circa 10 mesi che comunque, nonostante sfumature anche 1,16-1,17 del cambio, non c'era stata una chiusura così forte. La correzione che ha effettuato in questi giorni, e guarda caso, è arrivata proprio su questi livelli, quindi in area 1,12,20-1,12,30, che poi ha fatto da base. Stasera c'è la Fed e credo che se quest'area di 1,12,20-1,12,30 tenga, come penso, potremo assistere a un nuovo allungo del cambio. Quindi per adesso sono tranquillamente flat, aspetto la Fed per prendere eventualmente posizione se c'è una situazione per me chiara, oppure su un'eventuale correzione in quest'area proverei un long con uno stop molto ravvicinato, per provare a portarlo quantomeno su vicino ai massimi area 1,14 e poi eventualmente su 9 lunghi. Quindi verso 1,14,5, Prima 1,15. 1,14, poi credo anche se viene rotta quell'area potremmo andare anche tranquillamente 1,16-1,17. 1,16, Ripeto, l'area che 1,17. deve tenere, perché questa mia view sia valida, comunque quest'area di 1,12. 1,12. L'area secondo me è fondamentale. Se tiene quest'area c'è una possibilità molto molto concreta che possa andare non solo a ritestare i massimi, ma anche a romperli. Va bene, ottimo Giancarlo. Sentiamo invece allora Giuseppe, sempre l'euro però confrontato con lo yen, valuta forte, valuta rifugio. Sì, Alessandro, io sto valutando praticamente euro-yen. Ho collegato una trend line su un grafico settimanale che va a collegare i massimi del novembre 2008 con i massimi del gennaio 2014 e i massimi del maggio 2015, agosto 2015, quindi ha seguito questa forte fase di downtrend, insomma, dell'euro nei confronti dello yen. Curioso notare anche come il livello di 124, area di prezzo tonda, diciamo, sia stata sentita diverse volte e abbia fatto da spartiacque dei prezzi. Quando è successo questo? Questo è successo evidentemente già negli anni 1994, è stata lavorata anche nel 2010 ed infine oltre il 2013 vediamo che è stata lavorata proprio la settimana scorsa dopo la rottura avvenuta con la candela settimanale del 4 aprile 2016. Bene, come la pensa riguardo? Molto semplice. Io credo che qui ci sia possibilità che lo yen si deprezzi nei confronti dell'euro, quindi vedo un euro a favore dello yen, soprattutto in area. La conferma sarebbe stata proprio la rottura di area 125,70 già avvenuta nella settimana in corso. Io credo che per prendere posizione convenga aspettare un retest di area 124 e quindi spostarsi su un grafico giornaliero. Anche se in tutta sincerità non nego che secondo me già dai livelli attuali possiamo tranquillamente arrivare prima in area 127,50 e dopo, nel caso in cui si dovesse verificare una correzione, in area 130, area tonda di prezzo. Ecco, questa è la mia idea. Quindi sicuramente sono rialzista e cerco occasioni long per quanto riguarda l'euro nei confronti dello yen. Ok, e se facesse questo arretramento verso area 124, diciamo, tu Sì. l'aspetteresti lì? Io lo aspetterei in area 124, quindi un retest in area 124 con delle giuste condizioni di mercato valide per andare alla ricerca di rialzi prima in area 127,50 e poi in area 130. Grazie Giuseppe, vediamo ora Prego. l'operatività da 45 secondi della sfida. Rimaniamo su Giuseppe e prendiamo in considerazione con lui l'euro sterlina. A te la parola.
Ok, allora riguardo euro sterlina, io ho collegato una trend line sempre su un grafico settimanale che collega i massimi di dicembre 2008 con i massimi di febbraio 2013, agosto 2013, e incuriosito dal fatto che i prezzi abbiano ritestato questa trend di medio-lungo periodo proprio due settimane fa. Sicuramente nel medio-lungo periodo resterei short per quanto riguarda l'euro nei confronti della sterlina, visti anche i dati usciti in maniera positiva per quanto riguarda la sterlina stessa. Non vi nego però che un'area molto interessante di prezzo, un'area statica individuata ovviamente sul grafico in area circa 0,776, al momento anche su un grafico H1 vi dico che effettivamente ho effettuato un'operazione proprio in questo momento, cioè siamo long di brevissimo periodo 0,7770 con uno stop 0,7735 e un primo take 0,78, un secondo take 0,7834, quindi medio lungo periodo ribassisti, brevissimo periodo siamo in questo momento a rialzo proprio in macchina impostato con l'operazione. Grazie Giuseppe, sentiamo ora il parere sullo stesso cambio di Giancarlo. Allora, un cambio che anche un po' grazie ai rumors su una possibile uscita della sterlina dalla zona della Gran Bretagna, dalla zona euro, ha effettuato un vero e proprio rally, perché comunque siamo passati da quotazioni poco sotto i 0,70 fino addirittura a 0,81. Da qui c'è stata una bella correzione che adesso si è fermata sulla media 100, quindi sinceramente io in questo punto non andrei mai short, perché comunque è un punto abbastanza chiave dal mio modo di vedere. Condivido quello che ha detto Giuseppe, c'è cioè un tentativo quantomeno di rimbalzo e che si può fermare il prima area sicuramente 0,779, 0,78 e poi eventualmente c'è un'ulteriore area di resistenza in area 0,78 4 0,78 5. Tendenzialmente comunque da qui si potrebbe provare un long oppure più logicamente mi aspetterei, visto che comunque nel medio periodo sono più short su questo cambio, tenterei uno short su un rimbalzo magari in area 0,78 5, stop ecco, stretti ovviamente. Ok, 20, diciamo che quindi la prima operatività sarebbe immediata, la seconda sarebbe un po' più di lungo respiro e sarebbe aspettare lì il cambio per poi aprire uno short che potrebbe avere anche maggiori estensioni magari. Esatto, esatto, esattamente questo, anche perché comunque di fondo vedo ancora la sterlina più forte dell'euro, sono solo a mio modo di vedere degli aggiustamenti di breve periodo questi. Grazie Giancarlo, rimaniamo su di te, prendiamo in considerazione il cambio dollaro-yen. Allora, dollaro yen, diciamo che c'è stato un movimento molto forte il 22 di aprile, che ha portato il cambio da 109 a quasi 112, primo livello, 111,84 per l'esattezza, il massimo che ha toccato, è un livello molto molto ostico. Da lì c'è stata una correzione in questi giorni di circa il 50% di questo movimento al rialzo. Sembrano comunque candele di consolidamento, a mio modo di vedere. Qualcosa succederà, come diceva anche Filippo nella prima parte della trasmissione, con la riunione della BOE questa notte, e sinceramente graficamente in questo momento io lo vedo comunque a rialzo. Io avrei una proiezione di questo movimento, vorrei provare un long su rottura di 111,45 e con stop 110,60, target 113,20. Quindi sostanzialmente ci torneremo ai livelli di fine marzo. Va bene Giancarlo, esatto. Sentiamo Giuseppe, cambio dollaro-yen. Allora io sul cambio dollaro-yen diciamo che sono flat per una ragione molto semplice. Avremo questa sera nella riunione della Federal Reserve, quindi con degli svolti che potrebbero essere non importanti per quanto riguarda il dollaro, ma oltremodo avremo anche la riunione della banca giapponese domattina alle 8:30, quindi diciamo che è un cambio parecchio esposto alle situazioni macroeconomiche per la quale mi porto fuori dallo stesso. Però a livello operativo posso dire che sicuramente su un grafico settimanale, partendo sempre da lì, noto come il livello di 110 è un'area tonda di prezzo, è stato sentito anch'esso diversi anni addietro, quindi è stato risentito nel 2000, è stato sentito nel 2004, è stato sfiorato nel 2008 e anche qui la settimana del 4 aprile è stato provato una vera e propria vera rottura e si è riportato su. Bene, io qui sarei attendista e andrei long alla rottura dei massimi in area 112.
Long alla rottura dei massimi in area 112, lo porteresti questo long fino? Lo porterei fino 113,20 primaria, secondaria 116,50. 116,50, quindi una bella corsa dopo la rottura. Esatto. Esatto, anche se comunque la rottura della trend line settimanale che collegava l'ottobre 2012 con luglio 2014, rotta appunto nel gennaio 2016, ritestata, portata a ribasso, ci fa presupporre come effettivamente potrebbe essere l'inizio di una fase ribassista. Ultima domanda, rimaniamo su Giuseppe, per il dollaro australiano contro il dollaro, contro il dollaro statunitense. Ok, per quanto riguarda l'AUD, innanzitutto non posso ricordare quello che è accaduto appunto nell'ultima notizia uscita per quanto riguarda l'indice dei prezzi al consumo, dove appunto le attese sono state di molto inferiori a ciò che ci si aspettava, quindi di conseguenza abbiamo visto nella notte, proprio in questa notte, un ribasso del dollaro australiano contro tutti i principali cambi e cross valutari. Questo ovviamente, inizialmente la mia idea, vi dico in tutta sincerità, sarebbe stata quella di proseguire un rialzo alla rottura dei massimi giornalieri della candela praticamente del 26 aprile. Lo stesso non è avvenuto, ma ovviamente nella notte ci siamo riportati a ribasso. Qui sarei attendista dei prezzi sulla trend line che collega i minimi del 19 gennaio 2016 con i minimi dell'1 marzo 2016, e proprio in quell'area di prezzo valuterei possibili posizionamenti long. Al momento, secondo me, il cambio resta short. Ok, quindi praticamente lasceresti scaricare questo movimento, vediamo la candela, esatto, daily. Di solito io mi sono reso conto come, quando si creano questi movimenti così importanti a seguito di notizie macroeconomiche disallineate dalle aspettative in maniera così evidente, le candele che seguono alla giornata della stessa non sono mai particolarmente importanti sulla direzione della stessa, quindi mi aspetto che un appoggio sulla trend line rialzista che segue appunto dai minimi del 19 gennaio 2016 potrebbe portare effettivamente ottime occasioni rialziste. Ovviamente la stessa non deve essere bucata e ritestata, quindi mi aspetto che l'appoggio sulla trend line potrebbe darci occasioni anche su un grafico giornaliero al rialzo. È noto pure come l'area tonda di prezzo 0,70 abbia sempre mantenuto i prezzi al di sopra, e quindi un elemento ancora più valido per la mia ipotesi long. Grazie Giuseppe, sentiamo gli ultimi 45 secondi Giancarlo, cambio AUD/USD. Allora, la candela di oggi ha un po' cambiato le carte in tavola, anche perché sembrava avesse fatto un pullback sui massimi precedenti in area 0,77, e invece c'è stata proprio una rottura, complice anche i dati negativi che sono usciti sul dollaro australiano, che ha cambiato praticamente un po' tutta la view. Ritengo che possa, in questo momento, tra le altre cose, mi è scattato un ordine sell a 0,759 con stop 76,15, proprio perché ho aspettato un po' tutta la giornata per vedere come si muoveva, se magari era stato solo un movimento dovuto alla notizia, oppure ci potesse essere una reazione o meno. Non c'è stata reazione. E tendenzialmente quando ci sono queste situazioni il cambio tende ad accelerare nella direzione odierna. Mm-hmm. Mi aspetto, quindi provo con questi 30 tick di stop a tenere il cambio e vedere un attimino di puntare in area 0,75 nel breve. Se venisse rotta quell'area, comunque ritengo che il primo appoggio potrebbe essere in area 0,73 0,73 0,73 5, valori interessanti. Ok, bene, allora aspettiamo più in basso questo cambio. Vi ringrazio Giancarlo Coscia e Giuseppe Roccasalvo. Buona serata e ci sentiamo presto. Grazie a voi, alla prossima. Grazie mille, alla prossima. Torniamo in studio con...